Ciao amici, la quarantena continua, non ci si abitua a stare a casa, soprattutto quando viene fuori il sole e la temperatura sale, chiaramente la voglia di uscire è tanta. E non è facile per nessuno. La cosa importante, almeno la strategia che sto mettendo in atto io, vedo che mi sta aiutando un po', è quella di essere piuttosto regolare con gli orari, cioè attenzione a non così, lasciare che il tempo vada come vuole lui. Dobbiamo essere ancora più rigorosi, più ferrei e più padroni del nostro tempo. Questo è un modo utile veramente per cercare di dare un ritmo alle giornate e dare anche un senso alle nostre giornate. E arrivare a fine giornata dicendo: beh, comunque sono riuscito a fare questo, ho fatto questo, ho fatto questo, e la giornata è stata comunque in qualche modo produttiva, se non per il lavoro, almeno per il nostro benessere, per il nostro equilibrio psicofisico. È una cosa fondamentale è fare movimento. Chiaramente nemmeno io posso uscire e allontanarmi più di 200 metri da casa. Sì, per fortuna ho i cani, li porto un po' avanti e indietro, però non è sufficiente quella piccola passeggiatina, a meno che non facciamo 100 volte avanti e indietro, però a volte non è semplice fare neanche quello. Quindi io mi sono messa a fare esercizio, fare fitness a casa. E un metodo che consiglio, ho consigliato anche a tantissimi miei clienti con cui si sono trovati molto bene, quelli che non avevano voglia o tempo di andare in palestra, è il metodo Tabata. Non so se lo conoscete, è stato ideato un po' di decenni fa, ma comunque sempre valido, da uno scienziato giapponese, il quale ha visto che con questo tipo di modalità di fitness, con questo tipo di impatto, era molto utile alla fisiologia del corpo. Ed è molto semplice, sono delle piccole routine che durano 4 minuti, quindi assolutamente gestibili, che vengono fatte con questo ritmo: 20 secondi di esercizio ad alto impatto e 10 secondi di relax e di recupero. Ci sono questi video molto carini, soprattutto quelli dei giapponesi, degli orientali, che proprio conoscono molto bene questo metodo e che danno un modo così molto ritmato, ci danno il ritmo, ci danno il tempo di seguire. Ovviamente 4 minuti non bastano, per cui prendendo un po' confidenza con le routine che ci piacciono di più, e poi ne ripetiamo fino a 20 minuti minimo, quindi ne facciamo 5, e poi dopo possiamo anche cambiare routine e farne ancora. L'ideale è fare davvero almeno mezz'ora, 40 minuti di esercizio fisico tutti i giorni, possibilmente alla stessa ora, cioè prendiamo un appuntamento con noi stessi. Io dicevo una volta: mettiamo in agenda il tempo per noi stessi, adesso l'agenda è tutta libera. In ogni caso, mettiamo nel nostro scadenziario quotidiano della nostra giornata il tempo dell'esercizio fisico. Mi raccomando, è importantissimo, soprattutto per chi tende in questi giorni a fare un po' magari movimento fisico verso il frigorifero, verso la dispensa, tende a mangiucchiare un po' di più e a mettere su peso. Però non preoccupatevi, iniziate a fare l'esercizio fisico. Presto, prestissimo, qui vi darò un trucco infallibile su come smettere di mangiare snack durante il giorno. Intanto, movimento!